scudetto di Superlega. Vediamo subito il servizio di Elena Ballarani. Due settimane di tempo a disposizione per i Black Devils che sabato sera al Pale Evangelisti hanno pareggiato la serie davanti al proprio pubblico. È di Perugia gara 2 di semifinale scudetto, domenica 9 al Pala Trento si riparte dall'1-1. La squadra di coach Bernardi si prepara ad affrontare gara 3 con una marcia in più dopo una prestazione maiuscola e tanto più importante perché è arrivata dopo una sconfitta e al termine di una settimana difficile mentalmente ed emotivamente dopo l'infortunio di Aaron Russell. Come ampiamente anticipato, coach Bernardi è riuscito a trovare l'assetto giusto con Alexander Berger, concreto e determinante, autore di 2 ace e 11 palloni vincenti nell'intero match. Decisivi poi gli attacchi di Alexander Atanasievic, che chiude la partita con 22 punti e il 58% in attacco, l'innesto di Simone Buti e i turni al servizio di Mihailo Mitic. 3-1 il risultato finale di una gara combattuta ad altissimi livelli. La sera agguanta un importantissimo primo set in rimonta sul 23-24 per la Diatec. Marco Podrashkanin nega il set point agli avversari e trascina il parziale ai vantaggi, si chiude 30-28. Poi Perugia cede il secondo set ai trentini, 20-25, ma non lasciano canare la concentrazione e spingono avanti. 25-19, 25-22, gli ultimi due set. Oggi abbiamo fatto nei momenti cruciali anche delle difese che ci hanno potuto rientrare in partita, quindi assolutamente la volontà e la consapevolezza e il credere che noi possiamo rimanere in partita in tutte le situazioni, sia quando siamo avanti che quando siamo sotto. Oggi eravamo anche sotto 20-16, se non sbaglio, il primo set, recuperato, andati avanti, ha avuto la palla per chiudere, non l'abbiamo chiuso, ripresa la partita, quindi questa deve essere, questi sono i play-off. Cioè adesso il livello fra le squadre è proprio molto 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 sottile, quindi bene così. Mi preoccupavo per Russell, che visto un bravissimo ragazzo, il dolore, io sapevo che quest'altro vale quanto quello, anzi Berger qualche volta doveva entrare un po' più, però Russell è il giocatore più alto, più performante. Aaron, come stai? Molto meglio, c'è ancora dolore, ma questo sta migliorando giorno a giorno. Adesso non sappiamo il mio programma, ma ci vediamo, sono in questo stecca per un mese e ci vediamo dopo. Penso che stasera la vittoria che abbiamo ottenuto sia stata in primis per noi come gruppo, l'abbiamo fatto anche per Russell che si è infortunato male inizio settimana, l'abbiamo fatto per il pubblico, l'abbiamo fatto per questa città che ci vuole bene, che ci ha accolto alla grandissima stasera e speriamo di dargli altre soddisfazioni.